Buonasera e benvenuti in questo nuovo video gameplay su Coromon. Nella scorsa parte abbiamo affrontato e superato tutte le prove del Sensei e in questa parte siamo pronti per distruggere la pietra che blocca il passaggio verso la caverna, verso la miniera. E Leo non la sta prendendo molto bene, sono arrivato in questa zona ed è partito subito questo dialogo, quindi mi sono fermato subito e ho iniziato il video. Detto ciò, vi invito subito a lasciare un bel mi piace, a commentare, ad iscrivervi al canale e a condividere questo video, come al solito, perché siete fantastici. Ora, Leo, colui che voleva spaccare la pietra a picconate, vuoi che smetta di darci dentro, Glacial? Questa miniera ha bisogno di essere di nuovo attiva e funzionante il prima possibile. Credimi, lascia fare a me. Cosa vuoi dire? Se mi schiarisco la mente, focalizzo la mia attenzione e poi... Oh, cioè non abbiamo manco dovuto andare vicino, tra l'altro. Quella era la tecnica spacca pietre. Come? Perché? Ma? E ce l'abbiamo fatta. Il masso è come se non ci fosse più. Quello era il suono inconfondibile della tecnica spacca pietre, lo sapevo. Ma dove si è nascosto, Sensei? È dentro la miniera? C'è solo Glacial qui. Ha distrutto quel masso in un attimo con un solo colpo. A tutti sbalorditi. Venite, tutti quanti, entriamo, abbiamo un sacco di lavoro da recuperare. Vorrei poterti ringraziare, ma nessun tipo di riconoscenza sarà mai sufficiente, Glacial. Ah, grazie, quindi non dirmi niente, non darmi niente. Quindi, Sensei, ha davvero deciso di insegnare la tecnica spaccapietre? Anche se le cose non sono andate sempre bene tra me e lui, sono contenta che abbia trovato la pace interiore con un degno successore. Con tutte le grandi cose che la Lux Solis sta facendo, anche lui deve capire che è importante stare al passo con la tecnologia. Se Sensei abbraccia la tecnologia, potremmo ritornare a lavorare assieme, aggiornando i dispositivi qui intorno con modelli più recenti. Finalmente, niente più lamentele sul rumore. Ok. E quindi noi possiamo entrare con le nostre inconfondibili orecchie da purghi nella miniera. Ok, Monte Muspel. Salve. Hai visto? Leo era davvero ansioso di tornare al lavoro, eh? Come potrò mai stare al passo con questo mucchio infinito? Immagino che questa sia la mia vita adesso. No, poverino. Diamo un'occhiata ad eventuali strumenti invisibili. Non con questo, però devo cambiare il modulo e mettere scanner. Ecco fatto, non c'è nulla in giro, perfetto. Andiamo un po' avanti, vediamo cosa c'è qui, poi andiamo nelle entrate laterali in caso, eh. Qui c'è uno strumento nascosto, infatti. Tac. E chissà se si possono trovare degli dei Coromon selvatici qui. Come l'ho detto? Sì, si possono. Blobby. Ed è potente. Ok, attenzione, eh. Blobby tipo fuoco. Quindi con punte fantasma non dovremmo shottarlo mai nella vita. Poi mi dà l'idea di avere molta difesa lui, appunto. Furia. Facciamogli un'altra punta fantasma e proviamo a catturarlo. Preciso, è chirurgico, Ecliptor. Oggetti. Spinner, vai. Uno spinner normale dovrebbe bastare su Blobby, eh. Poca vita, mi sa di primo stadio evolutivo. Infatti. Catturato, diamo un'occhiata al suo sommario, assolutamente. È letteralmente un blob. Infatti. Comune. Furia, esplosioni infuocate, mina vagante e mossa lavica. Diamo un'occhiata a queste mosse, perché Furia la conosciamo. Esplosioni infuocate, 70 toglie. Ok. Mina vagante. Manda delle bombe di magma incandescenti sul nemico. Infligge ingenti danni e applica scottatura se colpisce. Perché infatti è una precisione abbastanza bassa. E questa è ancora speciale. Masso lavico. Lancia un masso di lava sull'avversario con una probabilità del 25% di aumentare l'attacco speciale di uno stadio. E non male, eh. Abilità. Ok, termosifone. Va bene, l'abbiamo già trovata come abilità. Vogliamo tenere ovviamente Blobby potente. E no, non vogliamo dargli il soprannome e inviarlo al deposito Coromon. Ok, buono. Quindi qui dentro si trovano Coromon di tipo fuoco. Effettivamente ha senso. Ha molto senso. Io direi di tenere comunque Cliptor davanti. E
Anche se mi fa dare repellente naturale, ma perlomeno mi toglie tutti i Coromon deboli. Ok, qui non si può passare. Perfetto, sono tutte chiuse anche qui. Ok, allora proviamo a scendere prima di salire. Perché ho la sensazione che salendo si vada avanti nella trama, diciamo. Ok, altro Coromon. Oh, Mildont, penso sia l'evoluzione finale di Scintilla. È infatti di tipo terra lui. Non dovrebbe avere una difesa speciale altissima. Facciamone un voodoo. Vediamo quanto prende di danno. Abbastanza, mi piace. Poi facciamone morso. Infatti, morso lo regge. Facciamone punta fantasma. Che colpisce sempre per primo. Ah, non si fa nulla lui. Magnitudo 8, mi potrebbe fare male. Appunto, cambiamo Cormon, va. Squadra, mandiamo Rhinobatz. No, no, no. Col cavolo Rhinobatz, stavo per fare la cazzata. Chi è resistente a terra? Dei miei. Uka Claw, giusto? Dovrebbe essere lui resistente a terra, sì. Non so, vorrei provare a catturarlo, effettivamente, questo Milledon't. Assorbi energia. Aia. Questo potrebbe far male, ma nemmeno tanto, a dire la verità. Buono. Contro di lui potrei usare Graffio. Non dovrei ucciderlo, in teoria. Anche se Ukaklo ha davvero tanto, tanto danno, eh. Proviamo a tirare uno spinner, così. Debotto, dorato. Ok, proviamo con questo. Vedere cosa succede. Sfugge, infatti. Se con uno spinner dorato non riusciamo a batterlo, conviene usare un graffio. Poi nel caso muoia, amen. Che non muore, buono. Altro assorbi energia. Forte questo Mirridont, eh. Non è bellissimo. Non mi... A livello di design è carino, a livello di gusto personale non mi piace troppo. È letteralmente un Tremor, però. Ora usiamo un altro spinner dorato. Se non ora, quando? Immagino che siamo tra l'altro verso... In dirittura d'arrivo, non tanto per la fine del gioco, comunque nelle zone finali siamo, eh. Magnitudo 7, dovrebbe reggerlo, infatti non è molto efficace. Proviamo con un altro spinner, eh. Vai. Stava per entrare, eh. Millidont. Buono. Preso. Ok, non comune tra l'altro, standard 8, vabbè, dettagli. Difesa fisica, cioè guardate quanta difesa fisica è un tancone questo gigante. Diamo un'occhiata anche alle mosse, questa la conosciamo, assorbe energia anche. Onda sismica, è magnitudo praticamente di Pokémon. Con una potenza che varia ad ogni utilizzo, e mega assorbimento aveva anche. Assorbe IPS per la metà dei danni arrecati, e toglie 80. Di tipo magia tra l'altro, perché qui in Cormon non abbiamo il tipo erba. Uragano, evoca una tempesta. Forte questo, eh. Lo tengo ovviamente. Non gli do un soprannome. E lo do invio al deposito. Ok. Buono così. Proseguiamo. Strumenti invisibili, nemmeno l'ombra. Qui abbiamo un allenatore addormentato. Credimi, è una pessima idea stare in questa miniera se non hai un modulo spinta. Ho trovato quello che cercavo. Vuoi vedere? Ok, Raja. Chi è che manda? Ah, Sheertooth. Sheertooth. Cambiamo Coromon. E mandiamo Bearalis. Vai, vai, vai. Bolle di sapone. Non mi fai niente. E io invece con una palla di neve dovrei shottarti. Ah no, ben riposato, quindi tankerà il 40% di danno. Vediamo quanto li facciamo comunque. Niente male. Forse non l'avrei shottato, sapete? Anche senza il ben riposato. Non l'avrei probabilmente nemmeno shottato. Beh, Bearalis non è che sia un mostro in attacco, è un po' Coromon equilibrato lui. Quindi si giostra un po' nelle statistiche. Embaval. Oh. Cambiamo Coromon. E mandiamo. Direi dal terra. Uka Claw è già a livello altissimo. Quindi non lo mando anche a prendere questa esperienza. Tempesta di fuoco.
Mi hai fatto molto male. Lo ammetto. Però ora dovrei shottarti, in teoria. Stacco togli un... Ah, non l'ho shottato ed era pure un colpo critico. Ok, qui i Cormor iniziano ad essere di nuovo davvero forti. E lui invece mi ha quasi shottato. Mannaggia lui. Usiamo un morso. Via. Dovrebbe bastare, sì. E poi dobbiamo curarci, assolutamente. Aspetta e vedrai. Una volta che anch'io avrò trovato una Ruara, sarò invincibile. E lui vuole fare tutti e tre gli starter. Va bene. Tra l'altro c'è una missione che ci dice di catturare tutti e tre gli starter, eh. Ve lo ricordo. Curiamoci un po'. Vai. Perfetto. Continuiamo a tenere davanti Cliptor. Forse questo conviene usare il modulo spinta. Sì, è qui che conviene usare il modulo spinta. Vai. Per passare da una parte all'altra. No? Ah, ok. Ok, sì, ho usato quello giusto, perfetto. Volevo vedere cosa c'era qui in giro. Ah, strumentino. Torta PL, va bene. Altro strumentino qui. Frutto sopo. Là c'è uno strumento. Essenza paurosa. Poi per andare di là ci serve il carretto, ma noi possiamo andare qua su e prendere pietra di fenice. Oh, questa è buona, eh. E dietro la pietra di fenice c'è un'essenza potente. Alla faccia se è buona. Questo ce lo saremmo persi se avessimo preso il carrellino subito, eh. Vai, spinta. Ok, altra allenatrice lì, probabilmente. Però ne abbiamo un altro strumentino qui. Frutto Canul, va bene. Vai, proviamo a batterla. Alcune di queste tracce di carrelli da miniera portano dritto dentro l'abisso. Ed io che sono nictofobico, che ci faccio ancora qui? Un po' di distrazione non guasterebbe. Cos'è la nictofobia? Sapete che non lo so? Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Oh, Octoodle. Tipo acqua, vero? Dovrebbe essere, no? Spettro, oh. Spettro. Voodoo. Ah, mega assorbimento. Questo ci fa malissimo. È di tipo magia, l'abbiamo visto prima. No, ci ha shottati, dai. Che palle, Octoodle del cacchio. Allora, mandiamo Rhinobuzz. Rhino, e usiamo folata tempestiva. Ah, nube tossica. Ci avvelena pure la signorina, eh. Ci avvelena pure. Noi gli facciamo un bel danno. Octoodle lì ci ha disintegrati. E poi usiamo un colpo di fulmine. Mega assorbimento. Tosto questo Coromon, eh. Tostissimo. Questo dovrebbe fargli male. Comunque abbiamo un attacco speciale molto elevato, infatti. Questo è un Coromon infame. Usa la tattica dell'avvelenare e poi continuare a refullarsi. Abbassa pure la difesa. Sì. È davvero una merda sto Coromon, eh. Un'infamella proprio di quelli... Tremendi. E Cryptor al 45, dai, perlomeno. E poi chi è che manda? Crybabest? Cos'è? Crybeast. Tipo ghiaccio. Cambiamo anche noi. Squadra. Noi effettivamente dovremmo iniziare a sostituire Butterbite perché è un Coromon inutile che ci portiamo dietro. Contro il ghiaccio io manderei Bearalis. Da resistere, più che altro. Fa comunque un discreto danno questo, eh. Fa comunque un discreto danno. Usiamo graffi, noi vediamo quanto li facciamo e probabilmente nulla. Appunto. Immagino abbia comunque una difesa speciale ottima. Una difesa ottima lui. Usiamo palla di neve. Questo ha una possibilità di abbattere il nemico. Quindi fa un buon danno. Permafrost, davvero. Ok. Proviamo con Valanga invece. Che attacca, è un attacco speciale. Potrebbe fargli più danno, vediamo, eh.
No, stesso danno. Mannaggia. Esplosioni ghiacciate. Ma qua comunque trovo dei Coromon davvero tosti, eh. Più che altro non tanto per il livello, ma per le mosse che hanno, per i set, per i tipi. È anche vero che io sto andando in giro con 5 Coromon su 6 perché sono stupido e voglio i soldi dagli allenatori. E quindi mi porto dietro questo Patterbit, che non serve a niente. Ok, devi fare un pisolino giustamente perché cioè, è anche un po' rotto le palle. Abbattilo per favore. Abbattilo una volta. Oh, finalmente. E qui possiamo usare Valanga, che ha il 100% di precisione, per tirarcelo fuori dalle palle. Crybeast. Fortissimo. Terranobazza al 49. Stalagmite sbloccato. Tipo terra, davvero? Taglienti trafiggono un nemico dal basso. Ha una probabilità del 50% di farlo sanguinare. Questo è fortissimo. Ed è speciale. Oh sì, finalmente. Possiamo togliere. Volendo spinta corporea, che è fisico. Via, abilitiamo lui. Armadon. Oh, tipo normale lui, eh. Cambiamo Coromon. E mandiamo. Direi quasi quasi Dugterra. Vai. Spinta corporea. Ci potrebbe fare abbastanza male. E lo fa, infatti. E è stato pure abbattuto. Niente, cambiamo Coromon immediatamente. Mandiamo un Kaklou e terminiamo questa pratica perché se fa un'altra spinta corporea sono morto. Doppio squarcio. Cacchio. Forte sto tipo, eh. Usiamo spruzzo comunque noi e facciamogli vedere quanto danno riusciamo a fare con una mossa. Se colpisce 3 volte lo shottiamo. No, solo due. Ok, frenetico, non ci farà nulla. A questo punto posso anche usare una spinta corporea e andare così. Via. Perfetto. Dugterra ha risvegliato parte del suo potenziale. Andiamo su così. Ok. E qua è un po' un problema ora però. Perché ho tutti i Coromon messi male. Facciamo così, ragazzi. Proviamo comunque a continuare questo dungeon, perché non vorrei tornare a curarmi, sinceramente. Diamo delle curate ai nostri Coromon, usiamo gli strumenti curativi che abbiamo. Ok, torta PSM, diamola a lui. Ok. E proseguiamo. Diamo poi l'oggetto che ha lui, se non sbaglio, sì. Sposto oggetto. Lo diamo a Cryptor. No, chi è che ha la gemma dell'apatia? Dugterra, vero? Sì. Quindi spostiamo. Lo diamo a Cryptor che è morto. Scambia. Ok, tu ti prendi. Cosa che ti sei preso? Frutto giuba. Perfetto. Che non ha potuto usare Cryptor perché è stato shottato, banalmente. Mettiamo davanti il nostro Dugterra. E lasciamo che il veleno guarisca da solo. Andiamo nel primo e esploriamo tutti questi carrellini. Ok, il primo va su. E qui c'è qualcosa, immagino, sì. Ok, 1250 di oro. E poi non c'è più nulla. Quindi si scende. Andiamo poi nel terzo, qui sotto. Vai, spinta. O meglio, nel secondo, qui sotto. E si esce qui. No, si va ancora più in giù. Oh! Due strumentopoli. Spinner dorato, fa sempre comodo, come avete visto. E mossa istantanea. Insegna immediatamente la mossa a calore a un Coromon. Ok. Vai, via. E manca solo il terzo. Lì tra l'altro c'era una scaletta, ho visto. Sarà magari che andiamo qui ora? Sì, infatti, andiamo qui. Perfetto. E da qui si scende di nuovo. Strumentini nascosti, sì. Ce n'è uno qui. Frutto giuba, va bene. Tu sei un allenatore? No, Chester. Amico, ho appena lanciato un sassolino, ma non l'ho ancora sentito cadere. Quanto è profonda questa infinita caverna oscura? Non lo so, però noi scendiamo. Checkpoint raggiunto, buono. Buono, checkpoint raggiunto. A questo punto esco e vado
a curarmi Coromon. Torno subito e ci rivediamo qui. E rieccoci qui al piano meno 2, dove magari potrei mettere davanti Cliptor, ma no, non ne vale la pena. Teniamo comunque loro. Niente strumenti. Ah no, uno strumento invisibile qui. Essenza repellente, bene. E poi si prosegue. Altri carrelli. E delle buche di lava, posso finirci dentro? No, non posso finirci dentro. Ok, devo prendere il carrellino qui, per forza. E si va. Carino comunque questa esplorazione delle miniere in questo modo, eh? Spinner sorpresa. Nessuno strumento invisibile. Qui, nemmeno. E qui abbiamo un altro allenatore. Vai. Cosa dice un minatore ad un altro minatore testardo? Sei duro come la roccia. Cristo, che freddura incredibile. Che cosa? Questa è una vecchia barzelletta sui minatori tramandata da secoli. Sì, lo so, infatti è nota da secoli. Grimmask? Spettro! Un altro spettrone, eh? Tiriamolo giù subito, va. Però, resiste, il tipo? Sfera d'oscurità, mi fa parecchio male, anche. Oltre a resistere. Grimmask. Cambia ancora, Mon. Qualcuno che resista al tipo spettro? Non ce l'abbiamo, in realtà. Però potremmo andare Uka Claw. No, però quello mi sembra un attacco speciale, quindi andiamo Bearalis. Che perlomeno ha una difesa speciale un po' più altina. Folata. Infatti è speciale anche questo. E resiste. Buono. Palla di neve. Questo dovrebbe fargli discretamente male. Appunto. E non è stato abbattuto, sfortunatamente. Ok, Beralis resiste un po' di più alla sfera d'oscurità. E poi con Valanga dovrebbe chiudere la pratica Grimmask. Ottimo. 47, va bene. E 48 per Dagterra. E Cliptor ha risvegliato il suo potenziale. Continuiamo con 1, 2, 3. Honkion, tipo elettro. Tipo elettro. Squadra. Tocca a Dagterra, ovviamente. Vai. Fulmine saette. Non è molto efficace, ci ha quasi ucciso. Per fortuna abbiamo il Fritto Giuba. Ci ricarica un bel po' di salute. E poi possiamo usare sabbia mobile. Elettrizzazione. Il suo prossimo attacco di tipo elettro farà più male. Però noi in teoria potremmo shottarlo, con sabbia mobile. Ok, shottato. Colpo critico. Buono, di nuovo. Ricordo che lui, nostro Dagterra, ha l'abilità che gli permette di aumentare la probabilità di colpi critici, eh. Quindi se li fa più spesso è per quello. Non riesco a farti ridere e nemmeno a farti perdere. Mi spiace per te. Ma ci riuscirò. Io devo pensare a una nuova battuta. Una battuta nuova di Zekka. Ma dove va? Ma scusami. Vuol dire che dovremmo riaffrontarlo questo per sentire le sue battute di merda. Allora, strumentino, frutto Unip. Ok. E si va nel carretto. Vai. Ok, qui si può attivare questo switch. Oltre ad avere questo strumento. Torta combo, va bene. Sempre comodo. Perfetto, ora possiamo passare di lì. E si va. Buono. Ah, strumentino qui. Torta PSL, ottima. Qui cosa abbiamo? Abbiamo uno strumento visibile in realtà. 500 di oro che non si buttano via. E un Coromon selvatico. Un altro Blobby. Però questo penso sia normale, infatti. E da cui fuggiamo, non ci interessa combatterlo. Qui abbiamo un'altra allenatrice. Un'altra temibile allenatrice. Proviamo a mettere davanti Rhinobatz. Salve. Ho trovato un Ruptius di tipo perfetto. Guarda, oddio. Ma questo è solo Ruptius, quindi. Tipo fuoco, eh. Se non sbaglio, sì. Tipo perfetto dai colori davvero stupidi, posso dirlo? Aspetta, tipo fuoco, noi abbiamo appena ottenuto. Ah, la terra però non è super efficace sul fuoco, peccato. Le stalagmiti avrebbero potuto fargli male,
Usiamo la folata tempestiva, che fa un bordello di male. E lo sente. E l'ha sentito. Ok, pugno lavico. Ci ha scottati, va bene. Ah, frutto canullo lui. Ammazza, il signorino. Colpo di fulmine, vai. Anche questo dovrebbe fargli male e l'ha sentito. Altro masso lavico. Ok. Vai, colpo di fulmine. Buono. Non mi ha dato nemmeno così tanti punti esperienza in realtà. Vabbè. Sarebbe stato molto più forte se avesse assegnato più statistiche potenziali per l'attacco speciale. Vai al centro addestratori di Powbury e distribuisci le caratteristiche. Era Powbury o altro. Buono, livello 45. Calamita per oro è stato aggiunto al tuo inventario. Cos'è Calamita per oro? Andiamo a vedere subito. Immediatamente. Penso sia in gadget. Calamita per orsi. Ottieni più oro dopo una lotta. Ah, automaticamente. Oh, interessante. Va bene. Ora però devo mettere davanti qualcun altro. Mettiamo davanti Beralis. E tiriamoci una tirata di cure qui. Uno, due e tre. Ok, buono. Tra un taglio e l'altro, prima sono anche andato al market per prendere degli strumenti. Tissi? Ah, è l'evoluzione di AC, probabilmente. Carino, quindi elettro lui. E con un attacco speciale di Cristo, probabilmente. Però Graffio dovrebbe essere super efficace. E si vede anche. Pioggia acida. Cosa fa? Difesa fisica diminuita di molto. Specialista. Va bene, muori, Daisy, non mi interessi. Ah però. È diventato anche più veloce, o eravamo a parità di velocità? Buono, parte del potenziale tirato su, quindi facciamo. Allora, con lui stavamo facendo sicuramente uno di attacco. EPS magari, tiravamo su. O difesa. Difesa sicuro la tiravamo su. E magari due di attacco. Facciamo due di attacco e una di difesa. Ecliptor al 46, buono. E un altro obiettivo sbloccato. Non penso che riusciamo a salire di livello con questo obiettivo. No, infatti è il classico delle lotte vinte. Allora, di qua non posso passare. Allora, iniziamo ad andare su questo carretto e vediamo, andiamo nel primo posto, va. Ah, muori. Muori se vai lì. Ok, quindi cambiamo la prima leva. Ecco, e questa è una. Poi non dobbiamo immagino andare nella lava. Cioè non dobbiamo andare di qui. Proviamo comunque ad andare di qui, vedere cosa c'è. Al massimo cadiamo nel vuoto e amen. Ok, cadiamo anche qui nel vuoto, va bene. Valeva la pena provare. A questo punto quindi cambiamo la leva anche qui, vai. Ecco fatto e andiamo. Tac. E siamo quassù. Strumentini invisibili, nope. Ah, questo ci porta di lì, direi di prenderlo quindi. No, da questa parte spingi, bravo. Eccoci qui, per prendere questo strumento. Furto d'uria, va bene. E un Coromon selvatico. Un altro DC. Fuga. Non mi interessa battere quel tipo. Diamo un attimo un altro frutto giuba. Tra l'altro che abbiamo un botto di robe molto interessanti da usare, ma dettagli. Allora, un altro frutto giuba al nostro Dugterra. E tutti hanno degli strumenti, ok. Diamo anche una torta PSM al nostro Beralis. Ok, magari direi di mettere davanti dal terra, va. Qui, strumenti invisibili. Sì, ce n'è uno lì. Come ci arrivo lì? Da qui? Sì. Spinner per due, sempre comodo. Ok, attiviamo lo switch e ora andremo su. Perfetto. Vai.
Ah, non perfetto, sono stupido. Sono incredibilmente stupido. Devo semplicemente tornare indietro. Ok. Vai. Di qui c'era solo quello strumento e lo strumento invisibile. Mentre ora saltiamo dentro questo e tiriamoci una bella spinta. Ok, qui l'unica cosa che possiamo fare è usare questa, che ci fa andare da quella parte. Strumenti invisibili? Sì. Eccone qui uno. Frutto horror. E andiamo. Ok, arriviamo qui sotto. Strumento invisibile qui dentro? No. Ok, pensavo. Allora, qui si può switchare. Probabilmente per tornare giù, cosa che al momento potremmo fare. No, si switcha lì. Ok. Ok, buono. Prendiamo quindi questo carretto e andiamo. Vediamo dove ci porta, eh. Lì saremmo caduti se non avessimo switchato. Ci porta quassù, con due leve e uno strumento. Ok, altro rompicapo praticamente da fare. Ma questa leva cosa attiva? Quello che ci porterebbe giù ora. Ok, questa. Ok, perfetto. Abbiamo attivato il percorso corretto qui. Per passare. Altrimenti saremmo caduti giù, questo è l'unico percorso possibile attualmente qui. Strumento invisibile sicuro, esatto. Frutto mais. Allora, attiviamo questo per avere magari il checkpoint. Checkpoint raggiunto, perfetto. Poi torniamo su al piano meno 2. Esatto. E vorrei provare ad andare a prendere l'altro percorso qui. Basta switchare solo una leva, eh. Basta switchare solo questa in teoria. Esatto, ci fa andare di lì. Vai. Vorrei andare lassù a prendere quell'altro strumento. Quindi vai. No, dall'altra parte. Dall'altra parte ho detto, vai. Ah, infatti c'era un botto di roba qui. Frutto canul, va bene. Salve. Ah, un allenatore. Il caldo qui è piacevolissimo. Alimenta la mia energia. Alimenta la mia rabbia. Stai calmo, Prem. Stai calmo, per favore. Toravolt. Oh, bello. Abbiamo fatto bene a mettere davanti dal terra, così lo possiamo shottare. Però è bellissimo Toravolt. Quanto cacchio è bello. 5.000 punti esperienza. Mica male, eh. Cyberit. Oddio, che è questo? È Patterbit. L'evoluzione finale di Patterbit. Vai con morso velenoso, va. Super efficace. Niente male. Colpo critico. Non pensavo Patterbit potesse evolversi di nuovo. Dugterra al 50, ormai è potentissimo. Ecliptor al 47. Vulbrut. Chi è questo? Tipo fuoco, sarà l'evoluzione finale del blobettino probabilmente. Eh? Beh, tipo fuoco, quindi ti becchi squadra. Cacolou. Manda. Obiettivo sbloccato per cosa esattamente? Ok, lì diminuisco pure la mossa il potere della mossa fuoco. Ah, è iniziata un'onda di caldo, niente, mi ha già counterato. Però noi con spruzzo dovremmo riuscire a tirarlo giù in un colpo, probabilmente. Se non in due. Ah, è vero, lui aveva un botto di difesa fisica. Ok, va bene, va bene. Lava. Cosa mi fa? Ok, non potrà abbandonare il campo di battaglia e mi ha scottato. Va bene. Noi usiamo un graffio e dovremmo finire la battaglia contro Vulbrut. Ok, 50 anche per Ukaklo, buono. E Dugterra ha risvegliato parte del suo potenziale. Di nuovo così. Ma sto piangendo. Mi stanno sudando gli occhi. Va bene. E Rhinobuzz si è ripreso dalla scottatura. Ottimo. Essenza repellente. Essenza potente. Essenza statica. Va bene. Però qui non possiamo fare nient'altro. Non ci sono degli switch. Quindi quello lì, come ci si arriva? A quello, come ci si arriva?
Andiamo di nuovo qui. Poi riattiviamo questa leva, se non sbaglio. Sì. No, lì si cade. Ok, quindi questa è l'unica leva che va lasciata sempre uguale. Non va mai attivata. Mentre se riattiviamo questa... Esatto, si va da quella parte. Lì non so come arrivarci, sinceramente. Questa è una delle prime leve? Vabbè, dettagli, non mi interessa. Lì ci sarà uno strumento nascosto, ma se non è una chest, poco mi importa. Andiamo su, va. Proseguiamo in questo dungeon, che è già bello lungo. Vai, meno 3. Meno 3. Strumentino? Là sopra ce n'è uno. Andiamo a prenderlo. È senza piccante. Un altro strumento qui. È un Coromon selvatico. Un altro DC. Che con Dacterra possiamo tirare giù facilmente. Sabbie mobili, addio. E addio DC. Ha pochissima difesa sto tipo, eh. Però dà un bel po' di punti esperienza alla faccia. Un botto di punti esperienza, lascia stare, eh. Spinner curativo. Ok. Vulbrut? Ma è perfetto? No, potente lui. Ok, ne abbiamo già uno potente in realtà, quindi volendo potremmo fare semplicemente così e tirarcelo via. Se resiste, prova a catturarlo. Resiste? Vulbrut è immune? Forte sto tipo. Squadra, dovremmo andare Uka Claw in realtà. E manderò lui, sì, per forza. È inutile farsi malmenare dal terra. Ecco, diminuiamo la potenza delle mosse di tipo fuoco. Pugno lavico, infatti, non ti farei niente. Mi farà molto più danno la scottatura in realtà di lui. E usiamogli colpo spinta corporea. Vediamo quanto danno gli fa. Pochissimo. Però è stato abbattuto, buono. Il problema qui è proprio la scottatura. Buonissimo che venga abbattuto, eh. Calore, va bene. Ha tolto la pioggia e ha messo l'ondata di caldo. Usiamo però un graffio e non dovrebbe morire. Ah no, è morto. Colpo critico! Che sfiga. Vabbè, dettagli, dai. Intanto questo Coromon potente già ce l'abbiamo. Dacterra al 51. Allora, diamoci una curata qua, perché urge farlo. Ecco, fatto loro due. E mettiamo davanti un altro Coromon. Beralis, vai. Conquiste. A destra un Coromon fino a livello 50, buono. Abbiamo anche un altro premio. E un altro Coromon. Ok. Raptoris. Sì, abbiamo visto tutta la sua linea evolutiva praticamente. Possiamo fare fuga, così almeno i nostri Coromon si riprendono dalle scottature varie. Di là posso passare? Nope. Ok. Perché mi ha evidenziato? Ah, di là, perfetto. Oddio. Oh cielo, un'altra scossa. Ce n'è appena stata una qualche secondo fa. I terremoti sono davvero... Si stanno susseguendo uno dopo l'altro. Questo posto non può essere al sicuro ancora per molto. È ora di fuggire. Anche se non ti conosco, sembri piuttosto debole. Una veloce vittoria non mi farà male. Sicuro, Connor? Sicuro? Eclipthor? Eclipthor, eh? Con bulletto, tra l'altro. E noi siamo Valanga. Potere lunare. Perché il mio non ce l'ha? Niente male, colpo critico tra l'altro. Usiamo palla di neve. Vediamo quanto li facciamo. Ok, ululato. L'attacco fisico aumenta. Lui probabilmente ha fatto questo Cryptor fisico, eh. Non l'abbiamo abbattuto purtroppo, quindi attaccherà comunque. Potere lunare ci farà molto male. Infatti ci ha quasi ucciso. Però noi ci siamo presi la vittoria.
5.000, buono, Beralis al 48, e quasi al 49 tra l'altro, e Ecliptor al 48, più parte del suo potenziale, andiamo su così. Magnamire. Ah, l'evoluzione di Ecoslime. Bella. Mandiamo, sarebbe da mandare Dugterra, però potremmo mandare anche Rhinobaz, che ora ha un attacco di tipo terra, vi ricordo, o meglio, di tipo sabbia. Io continuo a chiamarlo tipo terra, ma sarebbe sabbia. Cosa si è fatto? Si è tirato su la difesa fisica. Beh, non è un problema, questo attacco è speciale e ti farà davvero tanto male, tanto male. Non mi ha fatto quasi nulla, mentre tu questo lo senti, eh. Minchia, se l'hai sentito. Ah, fa la faccia, se l'hai sentito. Altro livellino per Beralis, vedrai, sì. 49. Arcturos. Tipo ghiaccio. E non ho più il mio. Non ho più la mia spinta corporea su Rhinobaz. Oddio, questo mi sa di attacco che fa molto male, infatti mi ha quasi shottato. Ok, frutto giuba, bravo. Usiamo un altro colpo di fulmine. Raggio cristallino, minchia quanto fa male sto attacco però, eh. Tra l'altro è anche molto veloce Arcturos lì. Molto veloce. Cambia ancora, ma non mandiamo un Coromon che possa resistere al suo attacco di tipo ghiaccio. Mandiamo Cliptor, dai. Dovrebbe resistere ad un attacco cristallino lì. Anche perché gli abbassa l'attacco. Non so se sia speciale, però raggio cristallino. Mi sa di speciale, effettivamente. Però, e con Punta Fantasma dovremmo riuscire a prenderci la kill, però. Dai. Ok, forse non ci ammazza. Culo. Ok, culo. Culo prima suo e poi mio. Perché con 5 PS è rimasto lui, eh. Con 5 PS è rimasto. Ok, Rhinobaz parte del suo potenziale. Così e così. Vai. Pure al 50, buono. Una veloce sconfitta. Basta, me ne vado. Ok, va bene. Vattene, va. Ok, è davvero ora di partire. La fine è vicina. Va bene. Noi ci prendiamo questo oggetto. Tortacombo. Small. Va bene. E per questo video è tutto. Noi ci fermiamo qui ad esplorare per adesso questa grotta. Com'è che si chiama di preciso? No, volevo andare nel mondo. La grotta. Il Monte Muspel. Ecco, noi ci fermiamo qui a esplorare il Monte Muspel e continuiamo domani con la prossima parte dove spero di arrivare a sconfiggere, penso, il Titano a questo punto. Vi ricordate che all'entrata del monte c'erano una scaletta che andava in giù, quella che abbiamo preso noi, e una scaletta che andava in su. Immagino che alla fine di queste due vie ci siano due Titani diversi. Quindi noi probabilmente stiamo andando verso il Titano del Fuoco, il Titano della Lava, vedendo quanto ci stiamo avvicinando. E spero di trovarlo nel prossimo video. Quindi vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto. Al prossimo video!